Saggese, premium partner Schuco, è al tuo fianco per la progettazione e l'installazione di serramenti, porte, outdoor, coperture e non solo. Saggese S.p.A., serramentisti per vocazione dal 1982. Con le celebrazioni dell'ottava a Cetara si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo. Mercoledì 6 luglio, esattamente una settimana dopo il 29 giugno, la comunità cetarese ha celebrato l'ultimo atto della festa del suo amato santo patrono con una celebrazione presieduta dal cardinale Francesco Cocco Palmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Per me è stata un'emozione. Come è stata la stessa cosa altre volte che sono venuto nella costiera per partecipare ad altre feste popolari che mi hanno veramente emozionato. Io credo che dobbiamo valorizzare e quindi mantenere fortemente queste espressioni della fede, della devozione, specialmente verso San Pietro e Paolo come è qui nella costiera. Beh, più che di messaggio parlerei di augurio, di avere serenità, fede, perché non si può avere serenità senza la fede, cioè si può avere sì, tranquillità così senza particolare significato, ma quando c'è la fede c'è anche una serenità vera che quindi ci permette di vivere felici. Fede e felicità credo che vadano proprio d'accordo. A seguire, il simulacro di San Pietro è stato portato in processione fino a Largo Marina prima del rientro in chiesa. Una festa patronale a Cetara che è tornata dopo 2 anni di pandemia. Quest'anno è un anno particolare, abbiamo cercato di riprendere 2 anni che non abbiamo fatto la festa. Veramente io devo ringraziare tutti, dalle forze dell'ordine, al signor prefetto, signor questore, a tutti. A voi con la quarta rete che avete seguito diciamo da tanti giorni, ci avete seguito con la televisione per dar modo anche a chi non abita a Cetara di poter seguire questa festa. Voi sapete, per noi San Pietro non è una festa patronale, va ben al di là di una festa patronale. Io dico sempre, come dico, Cetara è la pesca e la pesca è Cetara, così Cetara è San Pietro e San Pietro è Cetara, nel senso che è una festa molto sentita e oggi sono molto orgoglioso e contento di aver chiuso questa l'ottava con la Santa Messa, con il Cardinale, che veramente è un onore averlo nel mio paese e veramente c'è tanta gente pure per aver fatto questa piccola processione in modo che San Pietro ha salutato il mare, i pescatori. Speriamo che possa portare tante cose positive e tutte queste cose negative, guerre e tante situazioni, pandemia che di nuovo il focolaio si sta riaccendendo, quindi invito a tutti alla massima prudenza. Speriamo che uno sguardo al futuro che possa portare tante cose positive e aspetteremo poi il 2023 sperando che siamo in una situazione veramente molto migliore dal punto di vista di Covid e di tante situazioni che possa portare tante pace e serenità a tutti.